Bene, buongiorno a tutti da Antonio Romano, buongiorno collegato con lui come ogni giorno il professor Gennaro D'Amato a cui do il buongiorno appunto. Buongiorno, buongiorno a tutti noi, a tutti voi. Professore, io le dicevo prima di entrare in diretta che sono piuttosto arrabbiato e preoccupato perché da quel che noi riusciamo ad apprendere dai mezzi di informazione c'è qualche cosa che sta intoppando un attimino il sistema. Diciamo che ci porta a fronteggiare questo morbo cattivo e maligno. E intanto la gente muore intorno e ci sono sempre più persone che lamentano praticamente di non essere stati soggetti al tampone e che però presentano i sintomi tipici di cui abbiamo parlato tante volte. Ecco, cominciamo a parlare di questa cosa. Che sta succedendo? Ecco, io poco fa ho messo su Respiro Italia e nella mia bacheca su Facebook l'invito a stare a casa, anche perché fa freddo e poi c'è qualcuno che magari uscendo si può beccare una sindrome da raffreddamento con febbre e non riusciamo a capire se è una Covid-19 oppure è un banale raffreddore. Quindi state a casa. La situazione negli ospedali è drammatica, non ci sono posti in ospedale, soprattutto non ci sono posti in rianimazione e in terapia intensiva. Non possiamo contribuire con un atteggiamento strafottente, come ancora drammaticamente ancora ce ne sono di persone così, a correre il rischio di essere ricoverati laddove i medici stanno e gli infermieri stanno veramente lavorando allo stremo. Quindi ieri abbiamo visto la lettera del governatore, è stata fatta una richiesta già da diversi giorni di attrezzatura, appunto di ventilatori, di mascherine, eccetera, non arrivano e questo è veramente assurdo perché ci sta evidentemente anche un problema di ottenere queste, pur pagandole, avendole pagate appunto per avere questa attrezzatura. Io personalmente sono stato contattato nei giorni scorsi dalla Fondazione Grimaldi per sponsorizzare ospedali che stanno in prima linea e le avevo messi in contatto con la direzione del Modaldi, del Cotugno e anche del Cardarelli, ma mi hanno detto che hanno difficoltà a spendere i loro soldi di sponsorizzazione perché praticamente sono latitanti e c'è una difficoltà a fare arrivare attrezzatura in Campania. Evidentemente c'è una, non dico una deviazione, c'è una tendenza a mandare il materiale agli ospedali del nord dove la situazione è diciamo ancora più drammatica della nostra. Stamattina in Agorà, che è una trasmissione fatta molto bene, ho visto che c'erano sindaci del nord di Brescia, di Bergamo, eccetera, anch'essi arrabbiati perché non arrivava materiale. Quindi dove va a finire questo materiale? E questo è il messaggio. Sono tempi difficili, quindi stiamo a casa, è l'unico mezzo per evitare il contagio e quindi l'aumento dei rischi per la nostra sanità. Professore, ma quel mostro maledetto, altrettanto maledetto che la burocrazia, che in Italia veramente è un mostro verso il quale non ci sono vaccini, è possibile in questo caso continuare in questo diciamo blocco attraverso pause, riflessioni, firme, controfirme? Faccio un esempio, nel porto di Ancona sono stati fermati praticamente dei tir che contenevano circa 1.800 ventilatori polmonari prodotti da una fabbrica di Milano e sequestrati l'altro ieri, erano diretti in Grecia, ma c'è un'ordinanza specifica che impedisce che questi, diciamo, che queste attrezzature vadano all'estero. Qui ci sarebbe da fare una parentesi proprio comunque anche sull'Europa. Se ogni Stato blocca praticamente il flusso verso un altro Stato dell'Europa, l'Europa cos'è e che ci sta a fare? Ma questo ci porterebbe lontano. Quindi guardiamoci, come suol dirsi, i fatti nostri. Questo
questi 1.800 ventilatori, quando arriveranno? Perché è stato detto che andavano consegnati alla protezione civile e quindi smistati verso gli ospedali. Quando arriveranno questi presidi? Lo dice a me che come medico ha avuto veramente tanti problemi con la burocrazia e questo è assurdo che appunto non si possa essere estremamente elastici nell'attribuire in un momento così critico le attrezzature a quelli che lo utilizzano. Parlo appunto di Cotugno, di Monaldi, di altri ospedali, anche chiaramente della nostra Campania. Per fortuna almeno i dati della Campania dicono che un pochino di discesa c'è, cioè non c'è un ulteriore incremento, ma comunque la patologia esiste ed è diffusissima, ve lo posso dire, ogni giorno mi chiamano ancora più pazienti con la febbre. Quando c'è febbre è molto molto sospetto una infezione da Covid-19. E anche qui la problematica di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, di fare i tamponi, perché francamente soltanto qualche medico di medicina generale molto attivo è riuscito a ottenere di farli fare presso l'abitazione dei pazienti, chiedendo al numero speciale del 118 e seguendo tutta la prassi. Perché, e ne abbiamo parlato anche gli altri giorni, la diagnostica è importante per vedere se realmente c'è, e ripeto, quando c'è febbre è molto molto sospetta l'infezione, e quando è guarita. Quando è guarita addirittura due tamponi devono essere negativi, ma per fare questo occorre attrezzatura, occorre occorre una protezione. Tanti medici di medicina generale e medici ospedalieri si stanno ammalando, e è triste dire che anche i miei allievi mi chiamano per dire: professore, io adesso con la febbre non posso più andare in ospedale, e significa che è tanta forza di lavoro che viene meno, perché questi medici devono essere protetti, e per essere protetti è importante avere le mascherine. Quando si sequestrano cose come queste bisogna subito riutilizzarle, occorrerebbe qualcuno che facesse proprio in questo momento, si prendesse la responsabilità. Dicevo, io che sono stato primario al Cardarelli per tanti anni, lottavo quotidianamente con la burocrazia del Servizio Sanitario Nazionale, burocrazia in tutta Italia. Tutti i direttori di strutture complesse hanno avuto e hanno tuttora difficoltà nel seguire per bene i malati, perché hanno una caterva di burocrazia, di DRG da fare, di cartelle da compilare, eccetera, qualche cosa di veramente assurdo. L'Italia si deve modernizzare e deve utilizzare molto rapidamente le cose, altrimenti fa la muffa, veramente andiamo male. Anche perché, come lei sottolineava, citando il caso di La Grimaldi, insomma, che vuole versare 1 milione di euro, mi pare che veramente c'è stata una gara, come succede sempre in Italia, a chi diciamo contribuisce. Se però, ecco, voglio dire, guardiamo alla storia, e la storia ci insegna che, per esempio, nelle zone terremotate quei soldi versati non sono mai arrivati, per cui non vorrei che qui si parli di milioni da una parte e milioni dall'altra, e nel frattempo la gente, insomma, muore nel letto della propria casa. Io volevo invitarla ad una riflessione, ma lei sicuramente l'avrà già fatta. In Campania, in effetti, il 16% dei pazienti ricoverati è in terapia intensiva, contro un 6% del dato nazionale. Io la leggo in un modo, però vorrei la sua lettura. Ecco, adesso si sta diffondendo anche la paura di andare in ospedale. Soprattutto gli anziani, quando sono affetti dal Covid-19, hanno paura di poter morire in ospedale lontano dai propri cari.
E questo è veramente triste. Significa, così come abbiamo visto, che verrebbero portati sui camion militari, così come li vediamo a Bergamo e in altre zone della Lombardia, ed è di una tristezza infinita. Praticamente, se un soggetto si becca, auguriamoci di no, una polmonite grave, o non ci sono i posti per ventilarlo, e quindi è decesso sicuro, oppure ventilati, non tutti riescono a essere salvati, e allora chiaramente vengono isolati, immessi in bara e poi portati fuori, così come abbiamo visto con i camion militari nel Bergamo, a Bergamo. E allora alcuni stanno opzionando addirittura di morire a casa. Per evitare questo, almeno tengono i pazienti, i parenti vicino. Però attenzione, i parenti di un soggetto affetto, anche se non grave, anche se con febbricola, perché questo disgraziato di virus porta anche soltanto febbricola, diciamo 37,5, 38, talvolta si impenna, soprattutto nei maschi, e di una certa età, ma adesso anche di giovani maschi, ebbene significa che anche le altre persone della famiglia devono essere isolati e stare il paziente in una stanza da sola quando è possibile, con bagno senza interazioni, tranne che per il mangiare eccetera, con i propri familiari, che devono assolutamente avere le mascherine, altrimenti non ne usciamo da questa storia. Professore, il vicepresidente del Consiglio regionale, Ermanno Russo, che è comunque un medico, propone di affidare, diciamo, in aggiunta a quelli che sono i laboratori pubblici, anche quelli privati. Lui ritiene che ce ne sono molti, estremamente, forse meglio attrezzati di quelli pubblici. Lei cosa ne pensa? Io credo che sia importante questa... Beh, certo, assolutamente, è importante che siano validati, cioè che facciano esami attendibili, quindi abbiano un marchio di attendibilità. Assolutamente. Adesso, oltre ai tamponi, c'è anche la metodica sul siero di sangue, cioè si fa un prelievo e c'è adesso la possibilità da alcuni giorni di vedere gli anticorpi nei riguardi di questo disgraziato di virus, che sono IgG e IgM. Come sappiamo, le IgG sono di una pregressa infezione che francamente in questo contesto è difficile che non ci siano anche le IgM, perché le IgM sono quelle di una infezione recente, e è possibile fare anche questo test. Io mi auguro che sia possibile, come dicevamo anche ieri, fare questi test più diffusamente, perché è quello che ci fa vedere, ci fa avere il polso della situazione. Noi stiamo vedendo che per 4 giorni c'è stata una curva in lieve riduzione, cioè una riduzione nell'incremento delle patologie, sì. Però non abbiamo il dato generale, proprio perché questi tamponi è difficile farli, quindi non abbiamo l'indice di infezione che sarebbe opportuno avere con test validati anche presso laboratori privati. Un'altra cosa, bisognerebbe che i soggetti che hanno febbre, che hanno tosse e dolore toracico possano fare idealmente quella migliore, l'attack del torace ad alta risoluzione, e almeno la radiografia del torace. Noi dal punto di vista specialistico, pneumologico, consigliamo l'attacco del torace ad alta risoluzione, ma dove farla? Perché al Cotugno, però hanno paura di andare per altre infezioni. Presso un centro TAC privato ce ne sono ancora aperti, ma chiaramente non bisogna avere febbre, perché giustamente altrimenti non fanno gli esami.
E questo è un altro problema, perché purtroppo a volte anche soltanto un po' di tossetta e di febbricola possono nascondere un impegno polmonare che andrebbe verificato anche per adattare le cure. E adesso diciamo che le cure qualche cosina fanno, chiaramente la tachipirina non è soltanto tanto utile quanto nelle normali epidemie influenzali, però va usato gli antibiotici, soprattutto i macrolidi, in particolare lo Zitromax, e adesso si usa il Plaquenil, che è un antimalarico utile in queste infiammazioni, però anche il Plaquenil non si trova, così come non si trovano i saturimetri. È un altro problema, perché noi quando ci chiamano i nostri pazienti, ci chiamano frequentemente, diciamo: attenzione, diteci come va dal punto di vista generale, come va il respiro, come va la temperatura, misuratela almeno 4 volte al giorno, e quindi il trend della temperatura, e dateci il numero di saturazione del sangue col saturimetro, che dovrebbe essere superiore a 95, quanto più si avvicina a 100 tanto meglio è, e vedete se è 97-98, che è ottimale, se facendo una trentina di passi tende a scendere o meno. Questi sono dati che però soltanto pochi ci possono dare, perché non tutti hanno il saturimetro a casa. Beh, questo è uno strumento, l'abbiamo già detto altre volte, che è bene che, di cui ci doteremmo magari nei prossimi giorni, perché dovevamo, ecco, vivere questa realtà per poterci trovare. Se sente il cane che abbaia, purtroppo sono gli imprevisti delle circostanze. A proposito di cane, le fake news, no? Oltre a, abbiamo dovuto dire: attenzione, non c'è dimostrazione che gli animali possono infettare, anzi ve li potete accarezzare. E c'era, ieri mi è arrivata un'altra che dice: ma quando io scendo col cane e lo porto a fare pipì, poi salendo gli devo lavare i piedini. E questo penso che sia utile per igiene, insomma, questo. Ci già lo faceva in precedenza, le dico la verità, vabbè, insomma, magari sì, è un eccesso di zelo, però precisiamo, ecco, che i cani non sono portatori del coronavirus, perché molti addirittura hanno colto l'occasione per buttarli via, insomma, ed è un peccato, perché poi le dico una cosa: di questi tempi è chiusi dentro, il cane è veramente utile sotto ogni aspetto, perché veramente ci dà un sollievo. Lei conosce bene gli animali e sa bene cosa può dare un cane, un gatto, sì, in queste circostanze. E a proposito di questo, della difficoltà di alcune persone a stare isolate, perché magari non tutti sono persone normali, ma qualcuno ogni tanto diventa un pochino schizzato. Proprio stamattina mi è arrivato uno di quei post di psichiatri, almeno siglata come psichiatri, e hanno detto, dice, ci stanno contattando in molti per avere aiuto psicologico e psichiatrico. Noi consigliamo questo, fateci assolutamente chiamare da persone che magari cominciano a parlare anche con le piante. Se è così, vuol dire che sono andati di testa. E bisogna preoccuparsi. Intanto, a proposito di preoccupazioni, il governatore ha prorogato, ma questo ce lo dovevamo aspettare, intelligentemente, fino al 14 aprile la quarantena in Campania. E questo chiaramente per alcuni che probabilmente pensavano che noi tra qualche giorno potessimo tranquillamente andare in giro a scorrazzare, è stata una brutta mazzata, anche perché, ripeto, da un punto di vista logico non poteva essere diversamente. Questo assolutamente, tutti quanti noi lo sapevamo che questo dovesse avvenire, e questo è purtroppo il trend. Ci vuole un mese ancora, e comunque varie settimane, per cominciare a ottenere dei risultati più incoraggianti di quelli attuali, che un pochino di speranza
stanno facendo avere, ma è importante appunto continuare con rigore a stare in casa, stare in casa. Professore, per quanto riguarda quella questione che è balzata alle cronache, non poteva essere diversamente, di quella signora a Pavia che raggiunge Modica praticamente attraverso una serie di mezzi tipo gli aerei, ma dico poi all'imbarco degli aerei non ci dovrebbe essere qualcuno che misura la febbre, insomma. Guardi, questo è veramente assurdo, è assurdo che sia passata attraverso aeroporti eccetera questa, che è una di incoscienza incredibile, perché oltretutto lei sapeva di essere febbrile, e quando si è febbrili anche senza tampone in questo periodo è al 99% coronavirus. Questo è veramente assurdo, che ci siano incoscienze di questo tipo. Anche da parte della figlia, che le permette, anzi le agevola, diciamo, questo viaggio avventuroso. Poi è chiaro che arriva lì a Modica in fin di vita. Meno male che ha trovato un ospedale che aveva disponibilità, insomma. Speriamo bene per lei, però, voglio dire, insomma. Guardi, sono irresponsabili. Questa è la tristezza di vedere nel nostro paese tanti irresponsabili e ancora persone che scrivono che cercando di minimizzare questa epidemia sono veramente cose inenarrabili. Meno male che la polizia postale ha cominciato a chiudere alcuni siti di qualche folle che andava dicendo di queste cose, perché è veramente grave che si trasmettano notizie di rassicuranti. Noi non siamo non rassicuranti, cerchiamo di dire la verità, di dire la realtà, e la realtà da medico. Io personalmente, a contatto con tanti medici, continuo a dire: dobbiamo stare assolutamente in casa, il momento è ancora brutto, brutto, brutto. Bene, per chiudere e per, come dire, diminuire questo che è un momento, diciamo, di tensione, per quanto riguarda il rapporto con la cucina e col frigorifero, lei cosa ci consiglia di fare? Guardi, è una lotta che in primis faccio io in prima persona, e oltretutto anche per essere coerente con quello che da una vita dico ai miei pazienti. Attenzione, non perdiamo l'abitudine anche in casa, tra corridoio e salotto. Cerchiamo di fare almeno 6.000 passi al giorno, ma che siano 6.000 passi anche facendone, che so, 2.000, 2.000 e 2.000 mattina, pomeriggio e sera, e poi andare soprattutto sulla frutta, sulla verdura, evitare soprattutto pane, pasta, al limite, ecco, il riso col pomodoro e tanta verdura. Perché pesiamoci, perché ogni chilo che si mette aumentano i fattori di rischio. I fattori di rischio sono, come abbiamo più volte detto, l'età, soprattutto nei maschi al di sopra dei 65, la ipertensione arteriosa, la eventualmente cardiopatie, poi l'obesità e il diabete. Perché ecco, non rischiamo di più, cerchiamo di mantenerci. Lo so che non è facile, perché generalmente stando a casa si è portati a mangiare di più, però dobbiamo evitare di mettere peso. Benissimo, professore, io la ringrazio come sempre della sua presenza, ci diamo appuntamento a domani. Ricordiamo che questa intervista andrà in onda quest'oggi pomeriggio alle 18.30. Bene, auguriamoci che anche stasera possano venire fuori dei dati sempre confortanti, insomma, e speriamo bene che cosa diciamo. È l'augurio di tutti noi, e nel frattempo vi saluto, e quindi a domani, chiaramente, come al solito, anche questa intervista verrà fra poco inserita nella pagina Facebook Respiro Italia. Oh, volevo aggiungere, diciamo, una battuta, se lei me la consente. La fortuna di avere ogni giorno con noi, diciamo, il professor Gennaro D'Amato, dovuto proprio a questa clausura forzata, perché di solito il nostro professore è in giro per il mondo ad erudire, diciamo, le persone che hanno voglia e intelligenza di ascoltarlo.
immagini che è stato appena annullato l'American Academy, dove ogni anno io ho il piacere di partecipare come invited speaker di Philadelphia, è stato annullato e quindi stiamo a casa volentieri per dare un aiuto a tutti, a noi stessi, alle nostre famiglie e a tutti gli amici che appunto ci seguono. Grazie professore, a domani, un saluto. Arrivederci, a domani. Arrivederci. A domani.